Paolo Vallesi ha raggiunto la sua notorietà nel 1991. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo, è uno dei pochi cantautori italiani amato in America Latina e Spagna, le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all'estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz. Nel 1989 prende parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo, e al Festival di Castrocaro, dove viene notato dal produttore Dado Parisini, che nel 1990 gli permette di pubblicare il primo singolo Ritornare a Vivere. L'anno seguente Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili, vincendo nella categoria Giovani. Nel 92 ritorna a Sanremo, questa volta tra i VIP, piazzandosi sul gradino più basso del podio con la canzone La forza della vita. Nello stesso anno inizia anche un tour di 45 concerti in tutta Italia. Terza e ultima apparizione sanremese nel 1996, ma il risultato è deludente. Ad oggi, Paolo Vallesi ha pubblicato 7 album, di cui 5 in studio, 2 raccolte e un live. Durante la sua carriera professionale ha collaborato con i più grandi interpreti della canzone italiana come Irene Grandi, Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci. Nel 2017 è ospite nella serata finale del Festival di Sanremo per presentare in anteprima Pace, brano in duetto con Amara e inserito nell'album Un filo senza fine. Nel 2018 è ospite a Tale e Quale Show in occasione dell'esibizione di Massimo Di Cataldo che interpreta la sua canzone La forza della vita, 1992. Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, Ora o mai più torna su Rai 1. Il programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, partirà con una seconda edizione il prossimo gennaio, e tra i nuovi concorrenti potrebbe esserci proprio Paolo Vallesi. A farlo sapere è il settimanale Vero. Il cantante della celebre canzone La forza della vita, sarebbe tra i più corteggiati dalla produzione.